Salve a tutti ragazzi, oggi parliamo di rette e di piani e in particolar modo oggi parleremo della posizione che una retta può assumere in un piano. Qui abbiamo disegnato una retta e sappiamo che per disegnare una retta sono necessari due punti perché per due punti passa una sola retta. E che cosa facciamo? Disegniamo un'altra retta. Una retta che rispetto alla precedente occupa lo stesso piano. Che significa occupare lo stesso piano? Per rendercene conto facciamo uscire la vista grafica 3D. Nella vista grafica 3D vediamo le nostre due rette appoggiate sul piano. Il piano non è altro che un insieme infinito di punti. Questo insieme infinito di punti ospita le due rette, cioè le nostre due rette sono completamente inserite dentro questo piano. Tutti i punti delle nostre rette sono all'interno di questo piano. Tutte e due le rette condividono questa condizione e quindi si dicono complanari fra di loro. Se io adesso disegno un'altra retta, che vedete qui in nero, che ha un punto in comune con la retta rossa, che è la retta G, possiamo disegnare un altro piano che contenga sia la retta nera che la retta rossa. Eccolo qua. Anche la seconda e la terza retta sono tra di loro complanari, appartengono allo stesso piano. Quello che però adesso io non posso fare è provare a disegnare un piano che contenga le due rette nere. Le due rette nere non appartengono allo stesso piano, cioè non c'è nessun piano che possa contenere contemporaneamente tutte e due le rette. Quando non c'è un piano che le contiene entrambi, le due rette si dicono sghembe, ed è il nostro caso delle due rette nere. Torniamo al piano cartesiano, cioè quello in due dimensioni a cui siamo abituati. Diamo un'occhiata alla retta blu e la retta nera. Retta blu che si chiama I, retta nera che si chiama F. Queste due si incontrano in un punto, che è il punto B. Questo punto, detto punto di incidenza o punto di intersezione, è un punto che appartiene contemporaneamente a tutte e due le rette. Quindi se io immaginassi le due rette come insieme di punti, quindi da un punto di vista insiemistico, potrei dire che il punto B appartiene contemporaneamente sia alla retta F che alla retta I. E sappiamo che quando un elemento appartiene contemporaneamente a tutte e due, fa parte dell'insieme intersezione. Infatti io ho scritto qui che il punto B appartiene alla retta F, il punto B appartiene anche alla retta I e quindi F intersecato I dà proprio il punto B. L'unico punto che ha come caratteristica quella di appartenere a tutte e due le rette contemporaneamente è proprio il punto B. Può succedere un'altra cosa però, può succedere che le due rette siano sovrapposte l'una all'altra, cioè finiscano per stare una sopra l'altra. In questo modo. Qui io ho le due rette che sono esattamente una sopra l'altra. In questo caso si dice che la retta F è coincidente con la retta G e si mettono le tre lineette. Coincidente significa che in questo caso non c'è un solo punto di intersezione, ma ci sono infiniti punti di intersezione, cioè tutti i punti della retta F sono anche punti della retta G. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Ritorniamo ad avere due rette. Ecco qui le nostre due rette, la nostra retta F e la nostra retta G. In questo caso le due rette non hanno neanche un punto in comune. Se due rette non hanno neanche un punto in comune, allora sono parallele, cioè la loro distanza rimane costante sempre. Siamo passati dal primo caso in cui avevamo due rette che si intersecavano fra di loro in un punto, che era il punto di intersezione, a due rette che avevano tutti i punti in comune, a due rette, quelle parallele, che non hanno neanche un punto in comune. Quando due rette non hanno neanche un punto in comune, allora si dicono parallele. E la scrittura F parallelo a J, che è questa nostra nuova retta verde che abbiamo disegnato qui. L'intersezione fra F e J non ha nessun elemento, quindi è un insieme vuoto ed è per questo che lo indichiamo con questo zero spaccato. Quindi quando non ha due rette, non hanno neanche un punto in comune, sono tra di loro parallele. Se adesso disegniamo un'altra retta, che
intersecata la precedente, quindi in un punto di incidenza che noi chiameremo I, si toccano, e se tutti quanti gli angoli sono di 90 gradi tra di loro, allora automaticamente io so che le due rette sono perpendicolari. Se sposto la mia retta, la perpendicolarità rimane costante, lo vedete. Tutti e quattro gli angoli sono angoli di 90 gradi. Questo significa che se due rette che sono incidenti fra di loro formano quattro angoli di 90 gradi, cioè quattro angoli retti, le due rette sono perpendicolari fra di loro. La retta F e la retta K sono perpendicolari tra di loro. Tutti e quattro gli angoli sono angoli di 90 gradi. Io ho evidenziato anche gli angoli esterni, ma in questo caso sono tutti quanti di 90 gradi, come potete vedere. Ed ecco qui che abbiamo trovato. Io mi sposto, gli angoli restano tutti di 90 gradi. Eccoli qua. 90 gradi, 90 gradi, 90 gradi, 90 gradi. Le evidenzio in questo modo, li ho evidenziati un pochino meglio. Ed eccoci qua. Tutti e quattro gli angoli sono di 90 gradi? Sì. Le rette sono perpendicolari fra di loro. Spero di essere stato chiaro, ragazzi. Alla prossima. Buon lavoro.